Partiamo con questo interattivo e cerchiamo di capire cosa accadrà la prossima volta che lo incontrerai. Ovviamente sfruttiamo qua come possiamo dire, l'interattività e la sincronicità dei tarocchi. I tarocchi agiscono in modo sincronico, nel senso che ad una configurazione, diciamo, di universo corrisponde anche quella stesa dei tarocchi, quindi noi possiamo fare un'associazione tra un nostro evento e la simbologia che i tarocchi esprimono in quel particolare momento. Quindi i tarocchi sono senza tempo e vengono, come per così dire, hanno validità nel momento in cui vengono visti, perché sfruttano proprio il principio della sincronicità e non nel momento in cui vengono fatti. Quindi concentrati su una persona dalla quale vuoi capire cosa capiterà quando ci sarà un incontro successivo, quando vi vedrete, vi incontrerete, insomma, e nel frattempo scegli o il Buddha o la piramide. I tre testimoni o la stele, Buddha, piramide o stele. Salutiamo quindi tutte le persone, Roxy, Tug, Maria, China, e partiamo. Quindi partiamo con la stesa del Buddha, perché scelto il Buddha, cosa capiterà la prossima volta che incontrerai, che vedrai questa persona? Quali sono le cose che capiteranno quando incontrerai o vedrai questa persona? Quindi questo è un altro punto importante, un altro punto fondamentale. Allora, utilizziamo sempre gli arcani maggiori dei tarocchi, salutiamo Rosy, cerchiamo di utilizzare gli arcani maggiori dei tarocchi e vediamo che cosa capiterà la prossima volta che incontrerai questa persona. Cosa capiterà la prossima volta che incontrerai questa persona? Vediamo quindi di utilizzare gli arcani maggiori dei tarocchi. Concentrati e andiamo a vedere. Tagliamo e scegliamo le prime tre carte degli arcani. Le prime tre carte degli arcani maggiori dei tarocchi. Vediamo cosa ci dicono. Allora, bene, diciamo che allora, intanto la incontrerai in modo inaspettato, imprevisto. Quindi abbiamo anche la morte, quindi un incontro inaspettato, imprevisto, quindi nel momento in cui magari non te l'aspetti, ti capiterà di incontrare questa persona. L'incontro sarà comunque un incontro positivo. Abbiamo l'imperatrice e l'imperatore, quindi che rappresentano proprio i simboli però della pragmaticità, rappresentano i simboli come possiamo dire, della materialità, per cui sarà un incontro dove non ci saranno sentimenti di mezzo, diciamo. Se si tratta di una relazione sentimentale affettiva, potrebbe essere una trombata, diciamo così, da un punto di vista pratico, pragmatico. Se si tratta di una relazione invece di altra natura, si potrebbe essere legato al business, legato alla praticità, alla soluzione di qualche problema, non sicuramente a una relazione, diciamo, dove ci sono grandi sentimenti di mezzo, perché i simboli sono proprio i simboli del terreno, della settorialità, diciamo, legata proprio alla materia. Vediamo di trovare qualche altra indicazione utile, però l'incontro sarà imprevisto, cioè quindi non lo prevederai. Magari inaspettatamente questa persona si farà sentire e ti darà delle indicazioni, diciamo. Vediamo un attimino cosa ci dicono poi invece in questo caso i tarocchi di Marsiglia, arcani maggiori e arcani minori dei tarocchi di Marsiglia. Che cosa ci raccontano i tarocchi di Marsiglia? Allora, vediamo cosa ci raccontano i tarocchi di Marsiglia. Scegliamo
Tagliamo e scegliamo le prime tre carte, anche qua, dei tarocchi di Marsiglia. Allora, vediamo cosa ci raccontano i tarocchi di Marsiglia. Beh, diciamo che abbiamo di nuovo la morte. Ci è capitata di nuovo la morte. Allora, è capitata nuovamente la morte, quindi va a confermare questo. Abbiamo però l'innamorato, anche quindi introduce anche nelle relazioni sentimentali affettive la possibilità di un incontro, ma questo incontro, come dicevamo prima, abbiamo il 3 di bastoni che rappresenta proprio, se vogliamo, la passionalità, e quindi questo è un po' il concetto fondamentale, e quindi bisogna tenere presente questo. Questo fatto, che è un fatto fondamentale, quindi un incontro inaspettato, ci può essere anche una relazione, se si tratta di rapporti sentimentali affettivi, basata prevalentemente però sulla passionalità. Altrimenti, come abbiamo visto prima, è sicuramente un incontro legato su fatti pragmatici, fatti pratici, che vuol dire che con questa persona potreste aver avuto una relazione, diciamo, pragmatica, non sicuramente basata su sentimenti, ecco, intendendo con sentimenti quelli proprio del romanticismo, poco romantica come relazione comunque, più passionale che romantica. Vediamo i suggerimenti da parte degli arcani, dei tarocchi Zen di Osho. Tagliamo e scegliamo anche qua le prime tre carte dei tarocchi Zen di Osho. Allora, bene, i suggerimenti sono: non affliggerti, perché potresti essere spinta o spinto all'afflizione, ad affliggerti, visto magari che tu potresti aver avuto qualche idea più sentimentale. Cerca di mantenere il silenzio, non andare a diciamo, parlare troppo di questa relazione. Comunque cerca di goderti il momento, l'abbondanza, un po' di opulenza, diciamo, cerca di goderti una situazione in modo un po' più godereccio, diciamo, se vuoi vivertela, se si trattasse ad esempio di una relazione sentimentale affettiva. Bene! E adesso passiamo alla stesa della piramide. Passiamo alla stesa della piramide e vediamo con la stesa della piramide che cosa ci racconta questa persona, quindi quali sono che cosa succederà quando incontrerai nuovamente questa persona. Passiamo alla stesa della piramide e partiamo ovviamente anche qua con gli arcani maggiori dei tarocchi. Bene, nel frattempo ovviamente fai una piccola donazione al canale se vuoi, dando un contributo, un tuo sostegno al canale, oppure abbonati se ti va, ma comunque metti un like che non costa nulla e fa girare il video su YouTube. Vediamo cosa incontrerà, cosa capiterà quando incontrerai questa persona. Finché si tratta di sfondare il timpano va bene, quando ti sfondano da altre parti, Tug, che invece va meno bene la cosa, ma finché il timpano tutto sommato si pone rimedio. Tagliamo e scegliamo le prime tre carte. Scegliamo le prime tre carte. Ah, beh, qua diciamo allora, è una relazione da questo punto di vista un po', diciamo, si presenterà questa persona in modo un po' ambiguo, cioè se fosse una relazione sentimentale affettiva non ti dà la sicurezza che ti vuole, però si rimanifesta e questo è un punto fondamentale. E poi, diciamo, abbiamo anche qualche fastidio, ti farà perdere anche qualche, come possiamo dire, talento, perché qua accadono i talenti, e se vorrai portare a termine questa relazione comunque richiederà pazienza, quindi anche se fosse nel business o in altre situazioni, fai attenzione perché devi prenderti tutto il tempo, non è una persona pulita, non è una persona limpida, non è una persona che si manifesta con intenzioni chiare. Quindi, se
le intenzioni sono sempre oscure, le intenzioni sono sempre, diciamo, abbastanza, come dire, ambigue. Quindi, se vuoi uscire dall'ambiguità, devi assolutamente fare molta attenzione, perché altrimenti ci potrebbero essere dei fastidi. Quindi, non è una persona che è affidabile, ecco, diciamo, usiamo questo termine, non si tratta di affidabilità. Nel frattempo, metti un like. Spollicia in su, che non costa niente, e fa girare il video su YouTube. Spollicia! E poi, mentre mescoliamo le carte, vediamo che cosa ci portano i tarocchi di Marsiglia, tra i tarocchi più antichi della tarologia francese. Cosa capiterà? Tu quindi concentrati su questa persona e vedi cosa porterà. Allora, beh, intanto sì, ci sarà un nuovo inizio che ha qualche problema, ovviamente, un po' problematico. Questo nuovo inizio sarà leggermente problematico da questo punto di vista, perché non è che ti porterà molte, diciamo, caratteristiche positive, e quindi dovrai fare attenzione perché le problematicità ci sono, insomma, da questo punto di vista. Quindi tieni presente che è una situazione che potrebbe essere comunque alquanto problematica. Perché abbiamo questo sette di spade che non presenta nulla di buono, fondamentalmente. E poi abbiamo il tre di bastoni, che invece rappresenta un po' la passionalità, e quindi questa è un'altra cosa interessante. Quindi, comunque, è una persona che cercherà di riprendere un fil rouge, però senza darti molto, senza, come dire, mettersi molto al tuo servizio. Anzi, sarà una persona abbastanza distaccata, quindi da prendere un po' con le molle. Vediamo qualche suggerimento da parte degli arcani maggiore, dei tarocchi Zen di Osho. Qualche suggerimento da parte dei tarocchi Zen di Osho. Tagliamo le carte, scegliamo le prime tre carte, vediamo qualche suggerimento da parte dei tarocchi Zen di Osho. Allora, abbiamo interessante, abbiamo tutto può capitare, quindi una relazione aperta, quindi tieni aperte tutte le possibilità, segui il flusso, segui il momento, e tieni presente che ci saranno dei cambiamenti. Quindi, se saprai gestire bene questo incontro, potrebbero capitare anche delle cose molto, molto interessanti. Quindi cerca di portare a termine bene il tuo incontro, che potrai ottenere dei risultati anche molto, molto interessanti. E questo era per quanto riguardava la stesa della piramide. Adesso passiamo alla stesa della stele. La stesa della stele, e cerchiamo di capire come andranno le cose quando incontrerai di nuovo questa persona a cui stai pensando. Vediamo la stesa della stele, che ci dice la stesa della stele, e cerchiamo sempre di partire con i tarocchi, gli arcani maggiori dei tarocchi. Mescoliamo le carte. Pensa a una persona in qualunque area della tua vita, e ovviamente i tarocchi vanno interpretati sempre in modo simbolico. È importante interpretarli in modo simbolico, perché ovviamente è il simbolismo quello che alla fine fa. Mescoliamo le carte, tagliamo e scegliamo le prime tre carte. Scegliamo le prime tre carte degli arcani maggiori dei tarocchi. E qua le cose non è che vanno molto bene, perché abbiamo la torre, quindi è una persona che torna ma che se ne andrà presto, una persona sconclusionata, e attenzione, perché non avrai neanche la forza di gestire questa relazione. Quindi, diciamo, una relazione di merda. In qualunque caso, questa persona si manifesterà senza darti nessuna garanzia di nulla. Quindi, che si tratti di lavoro, che si tratti di business, che si tratti di passione, è una relazione di merda, fondamentalmente. Quindi, come dire, pensavi che fosse un vasetto di Nutella, ma in realtà era un vasetto di merda.
E quindi presta molta attenzione, cara persona che hai scelto la stele, questa persona che arriva non fa al caso tuo, insomma, in nessuna situazione, che sia lavorativa, che sia di altra natura. Ma cerchiamo di capire qualcosa in più con i tarocchi. Salutiamo anche Vanina, non si sente bene, non lo so, non si sente bene. Non sappiamo, sto chiudendo le finestre, spero che si possa sentire meglio, perché poi quando non si sente bene, i casi sono due: o la persona che non sente è un po' sorda, e questa è una possibilità, e quindi si deve mettere gli auricolari, si deve mettere, come possiamo dire, non gli auricolari, lì, gli affari, l'amplifon, diciamo, i cosi acustici. Le protesi acustiche, che poi non c'è niente di male. Io non so, cioè, se uno si mette, perché è strana questa cosa, no? Perché se uno si mette, come si chiamano lì? Non gli auricolari, gli affari per le orecchie lì, per chi è sordo, un po' sordo, perché gli occhiali oramai ce l'hanno tutti, sono diventati parte della cosa, nessuno si, come dire, mentre invece viene vista quasi come una menomazione, no? Avere l'apparecchio acustico, eccolo lì come si chiama, l'apparecchio acustico. Ma invece non c'è niente di male, insomma, voglio dire, anzi potrebbero farlo come, diciamo, anche con delle magari montature, degli apparecchi acustici carine, no? Cioè, come fanno con gli occhiali, ormai gli occhiali sono diventati un accessorio, no? Che può abbellire anche il viso, fondamentalmente, può dare una personalità. E quindi anche gli apparecchi acustici potrebbero avere queste caratteristiche. Potrebbe essere un'idea di business. Va bene, vediamo le prime tre carte da parte degli arcani, maggiore e minore dei tarocchi di Marsiglia. Allora, abbiamo quindi il 3, abbiamo sempre un po' di passione, però amore che se ne va, le coppe che escono sono amore che se ne va, e abbiamo il 7 di spade che rappresenta un po' una volontà, però è riuscito verso il basso, quindi una volontà un po' scarsa. Quindi una persona, insomma, che si avvicina a te, ma non ce n'ha per il cazzo, diciamoci la verità, fa qualche incontro così, ma non ne ha veramente per il cazzo di intraprendere una relazione, un business, quindi fai attenzione, non è sicuramente una persona che fa il caso tuo. Vediamo invece quali sono i suggerimenti, quali sono i consigli dei tarocchi Zen di Osho. Tagliamo e vediamo che ci dicono i tarocchi Zen di Osho. Scegliamo le prime tre carte. Vediamo cosa ci dicono i tarocchi Zen di Osho. Allora, abbiamo. Allora, cerca una tua rinascita, quindi cerca un tuo cambiamento, cerca un completamento da altre parti, non in questa persona qua, e tieni presente di non fare sbagli, di non lasciarti andare perché rischi di finire giù dal burrone, come a Sparta. Bene, queste sono le stese, queste sono le stese.